Dopo 10 anni finalmente è finita questa vicenda, questa tortura. Gianni Di Pangrazio potrà tornare a sedere sullo scranno più alto del comune di Avezzano. In corte d'appello Giallaquila si è celebrata l'udienza che ha riguardato proprio l'ex sindaco di Avezzano, sospeso 1 anno e mezzo fa per l'applicazione della legge Severino dopo la condanna per uso improprio di auto blu. Di Pangrazio era presente in tribunale, potrà tornare ad amministrare il comune dopo un provvedimento che dovrà emettere il prefetto. È stato assolto nel merito, nessuna prescrizione. Il procuratore generale Paolella aveva chiesto il non doversi procedere per prescrizione. La difesa aveva chiesto appunto l'assoluzione. Per Di Pangrazio gli effetti della Severino dovevano durare 18 mesi, il rientro dunque viene anticipato di qualche mese, visto che la sospensione era prevista fino all'8 gennaio 2023. Un iter lungo e complesso, i casi di sospensione di sindaci per la legge Severino sono pochissimi. Il 20 settembre 2021 sarebbe dovuta arrivare la decisione del giudice civile sul ricorso di Di Pangrazio, l'attesa invece si era protratta fino a novembre, quando il Tribunale dell'Aquila aveva respinto le richieste dei legali di Di Pangrazio, Claudio Verini, Antonio Milo e Stefano Recchioni, un ricorso civile che si fondava su alcuni precedenti in cui la legittimità della legge Severino era stata messa in discussione perché incostituzionale, non rispettando cioè la famosa presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio. I giudici di primo grado avevano condannato Di Pangrazio a 1 anno e 4 mesi per 3 viaggi con l'auto di rappresentanza. Tra questi c'era anche Monica Croci, la giudice divenuta ormai famosa per la sentenza shock sui morti del terremoto. I PM Gallo e Davoli avevano chiesto per lui 4 anni e mezzo. Il primo viaggio al centro della condanna a Milano era finalizzato per la difesa al finanziamento del microcredito da destinare alle famiglie di Avezzano in difficoltà. Per altri 4 viaggi Di Pangrazio era stato assolto. Siamo molto soddisfatti anche perché, come evidenziato nei motivi di appello, la sentenza di primo grado non era a nostro avviso persuasiva e soprattutto non era aderente alle emergenze processuali. Quindi è stata fatta giustizia per un uomo per bene che ha sofferto molto tempo per una vicenda assolutamente ingiusta. Sì, dopo 10 anni finalmente è finita questa vicenda, questa tortura e sono felice, innanzitutto ringrazio tutti, un pensiero mi va alla città, un pensiero va alla mia famiglia, un pensiero va a 2 amici che sono venuti meno in quest'ultimo anno e che credevano veramente nella mia innocenza. Adesso sto un po' provato, tra l'altro ho avuto anche una piccola questione fisica e appena vi sto bene sicuramente riprenderò il lavoro.